Ciao ragazzi, oggi svolgeremo assieme una sequenza di Total Body Pilates, quindi vedremo assieme dei piccoli esercizi di coordinazione da ripetere una serie di volte, uno dietro l'altro, per il vostro allenamento Total Body. Ok, cominciamo subito, andiamo seduti, al solito con le gambe parallele alle anche, braccia distese lungo il corpo, butto fuori l'aria, curvo, inspiro. Torno su, iniziamo a scaldare un po' la zona pelvica. Torno su, butto fuori l'aria, curvo, inspiro, apro le braccia, butto fuori l'aria, inspiro, palmo al soffitto, ancora, butto fuori l'aria, inspiro, una volta verso l'esterno e una volta vado verso il soffitto, spalle basse, tutta la parte del dorsale deve rimanere attiva. In, butto fuori l'aria, in. E butto fuori l'aria, in, ancora, butto fuori l'aria, in, inizio a scaldare tutto, butto fuori l'aria, in, ancora due volte così, in l'ultimo, andiamo a fare un'ultima volta, braccia avanti e braccia su, aggiungiamo le gambe, quando andiamo a curvare, stacchiamo, e lavoriamo una gamba per volta, su e apro, ancora su e apro, l'ultimo, su e apro, la sinistra, adesso e su. Ogni volta vado a cercare con l'addome e con il petto la gamba. Le schiene non possono essere curve nel momento di distensione. Ancora due volte. Uno. E su. L'ultimo. Uno. E su. Poggio bene la gamba, porto le braccia parallele al pavimento. Vado giù, mi distendo al materassino. Andiamo a fare una piccola sequenzina per scaldare la zona pelvica. Al solito, butto fuori l'aria, solo il bacino su, inspiro, rilasso. Risucchio bene l'ombelico, la colonna e torno giù. Distendo bene la schiena. Non mi fermo, cerco di mantenere un bel ritmo sostenuto. E torno giù, ancora uno piccolino, su. E torno giù, continuo a staccare tutte le vertebre da terra. E torno giù, spalle ben aperte. Lavoro in maniera più dinamica, ma con controllo del movimento. Su. E torno giù, non mi fermo, su e torno giù, ancora, vado su e torno giù, gli ultimi due, su e torno giù, ancora su, ritorno giù, vado a spostare le braccia dietro, butto fuori l'aria, premo verso il materassino, mantengo la posizione, porto le gambe al tavolino, riscaldo tutto il corpo, mantengo la posizione, inspiro e torno giù, rilasso, ancora, butto fuori l'aria, mantengo la posizione, inspiro e vado a ripeterlo due volte con le gambe tese, butto fuori l'aria, attivo bene l'addome, inspiro e torno su, butto fuori l'aria. Inspiro e torno giù, piego le gambe, mi distendo al pavimento, rilasso un attimo tutta la muscolatura e andiamo a vedere la prima sequenza in dinamica. Andremo ad articolare in 8 conti 8 movimenti differenti da ripetere in sequenza. Lavoreremo in questo caso in un 8 una gamba e in un 8 un'altra gamba. Ve lo faccio vedere una volta lento. E poi la andiamo a fare in sequenza. Da qui andremo a fare butto fuori l'aria, anzi no, scusate, partiamo con le gambe direttamente al soffitto. Da qua butto fuori l'aria, stacco le scapole da terra, 1, 2, piego il ginocchio, 3, porto le braccia dietro, 4, allungo la gamba, 5, ritorno con la gamba, 6, porto giù. E salgo. Ancora andiamo insieme. 1 e 2 e 3 e 4 e 5
e 6, giù le spalle, 7, alterno gamba, ancora, piego il ginocchio, sulle braccia, distendo la gamba, la ripiego, braccia parallele al pavimento, giù le spalle e su, non mi fermo mai, continuo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sinistra sulle spalle, piego la gamba dietro le braccia, distendo, ripiego il ginocchio giù le braccia e giù, estendo, non mi fermo, lavoro per l'addome, dietro, 4, non rimango in apnea, 6, 7, 8, e 2, e in, es, e in, es, e in, e rilasso, e in, est, e rilasso l'ultimo, 1, e 2, e 3, e giù. E rilasso, piego le gambe, poggio prima una gamba, poi l'altra a terra, distendo un attimo la parete addominale, vado a fare 4 circonduzioni con le braccia e lo ripetiamo ancora in e est, ancora in e est, altri 2, in e est, l'ultimo, in e est, le braccia si fermano lungo il corpo, riportiamo prima piegando le gambe e poi portiamole a tavolino e siamo pronti, stendendo le gambe al soffitto, a ricominciare la sequenzina. Vado, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 su 8 e 2, 3, 4, 5, 6 giù, 7, 8, continuo, mi metto alla prova, 3, coordino bene i movimenti del corpo, 6, 7, ancora, e 1, e 3, e 5, e 7, non mi fermo, 1, e 3, e 5, e giù, continuo, e 1, e 3, e 5 e giù, l'ultima volta destra e sinistra, 1 e 2 e piego e giù, l'ultima volta e 1 e 2 e piego e rilasso. Ok, da qua che siamo gambe a farfallina, braccia divaricate lateralmente, mi rilasso un attimo. Piano piano riportiamo le gambe parallele e andiamo a vedere la seconda sequenza che andremo a fare. Da questa posizione andremo a fare questo. Al numero 1 distacchiamo le scapole da terra. Al numero 2 le riportiamo giù. 3 e 4 saliamo su col bacino. 5 le braccia vanno su. 6, le braccia tornano lungo il corpo e la gamba va su. 7, ripoggiamo la gamba a terra. 8, a terra. Quindi sarà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Andiamo tutte assieme, prendiamo la posizione. Una volta gamba destra, una volta gamba sinistra. 7 e 8 e 1 e 2 sul bacino 3 e 4 braccia dietro sulla gamba con le braccia avanti. 7 e giù. Ancora sul busto. A terra, due tempi per salire col bacino. 3 e 4. Inspiro, braccia dietro. Giù le braccia sulla gamba, giù la gamba e scendo, lo sto facendo sempre con la stessa gamba, ho sbagliato, 2, salto su, 7, 3 e
4, vado con la sinistra, 5 e 6 e 7, giù a terra ancora, 1, 2 sul bacino, 3, 4, inspiro, 5, 6, 7 e destra ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giù, 8, sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ancora una volta destra e sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giù, 8, l'ultimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giù, 8, distendo bene le gambe al pavimento, porto le braccia dietro la testa, immagino che qualcuno mi tira da un lato e dall'altro, rilasso, rilasso, rilasso. Andiamo a fare i nostri soliti 4 circonduzioni complete delle braccia, poi ripetiamo. Inspiro, butto fuori l'aria. Inspiro, butto fuori l'aria. Inspiro, butto fuori l'aria. Ultimo, inspiro, lascio le braccia lungo il corpo, piego le gambe e vado a ripetere l'esercizio. 7 e 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giù, 8, sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giù, 8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giù, 8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giù, 8, l'ultima volta, destra e sinistra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giù, 8. Da questa posizione non ci stacchiamo, andiamo a mettere un esercizio di intermezzo per continuare a lavorare l'addome, il cestino, inspiro, butto fuori l'aria, curvo a ferro le ginocchia, inspiro, mi allungo a barchetta, butto fuori l'aria, curvo, inspiro, non mi fermo, curvo e allungo, ancora curvo e allungo, non mi fermo, curvo e allungo. Curvo e allungo, adesso curvo, lavoro sul lato destro, inspiro, butto fuori l'aria, mantengo sempre il busto sollevato, fuori l'aria, ancora, in, fuori l'aria, l'ultimo cambiolato, in, fuori l'aria, ancora, in, mi allungo al massimo, fuori l'aria, resisto, in, fuori l'aria, ancora due, e in, fuori l'aria, l'ultimo, in, e riprendo con tutte le gambe e braccia assieme, e fuori l'aria, ancora in, gli ultimi due, e chiudo l'ultimo, e chiudo, rilasso, poggio giù prima una gamba e poi l'altra, ci andiamo a spostare in una posizione sali, e partiamo sulle ginocchia. Andiamo a lavorare un pochettino la nostra fascia laterale del corpo. Da questa posizione andremo ad andare in ginocchio. 1, 2, 3, 4. Apriamo le braccia e poi andiamo a sfiorare ogni volta il pavimento andando lateralmente senza innalzare la schiena. Puntiamo un pochettino più avanti rispetto alla linea del nostro corpo. Quindi abbiamo detto faremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ancora, 1, 2, 3, 4, 5,
6, rilasso, giù, cambio lato, 1, 2, apro, 3, 4, punto avanti, 6, 7, continuo, 1, 3, 5, ritorno giù e cambio lato, 1, 2, 3, 4, vado all'angolo, 6, 7, 8 ancora, 1, 3, 4, l'ultimo, 5, 6, cambio lato, l'ultima volta, distendo, porto le braccia e vado, 5, 6, 7, addome forte ancora, 1, e 3, 5, 6 e rilasso. Da questa posizione ci ruotiamo direttamente in quadrupedia e andiamo a vedere l'ultima sequenzina. Partiamo dalla posizione quadrupedia, puntiamo bene i piedi a terra, da qui staccheremo le ginocchia, manteniamo prima la posizione, dopodiché ripoggiamo giù il ginocchio e andremo a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambio lato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambio lato. La prima volta lo facciamo così, la seconda volta andremo a fare stacco 1, poggio 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stacco 1, poggio 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, stacco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio 8, stacco 1, 2, 3, continuo, 5, 6, 7, 8, stacco e rimango lì, 2, 3, 4, 5, 6, lavoro solo la gamba e vado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sinistra, vado, 1, 2, 3, 4, attacco la sequenza completa, 6, 7, piego, 8, stacco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio lato, stacco ginocchio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora dall'altra parte, stacco, 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, stacco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stacco lato ancora, 1, 3, 4, 5, 6, 7, cambio l'ultimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stacco e rimango lì, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, resisto, 3, 4, 5, 6, 7, vado giù, rilasso bene il bacino sui talloni, allungo le braccia in avanti. Sfrontoliamo la colonna, inspirando andiamo a mettere le nostre mani dietro la nuca, allunghiamo un pochettino tutta la colonna, apriamo il plesso, lo puntiamo verso il soffitto, gomiti apertissimi, butto fuori l'aria, gomiti uniti, spingo giù la testa, inspiro, apro, butto fuori l'aria, chiudo, inspiro, apro, butto fuori l'aria, chiudo, ultimo, inspiro, apro, butto fuori l'aria, chiudo, scivolo giù con le braccia, riporto la schiena dentissima, mi allungo verso l'alto e rilasso. Ok, dopo aver fatto un po' di pratica e avete imparato le sequenze, mettetevi alla prova con la vostra coordinazione. Sentirete che il lavoro sarà più divertente una volta che avrete imparato le singole sequenzine. Mettetevi alla prova, mi raccomando. Seguite le nostre pagine social, non dimenticatevelo mai.
mettete il like alla nostra pagina YouTube, perché è lì che troverete tutti i video per voi. Un bacio!